Ciao ragazze, allora sono tornata con un nuovo video e in questo video ho voluto includere un pochettino i regali di Natale, gli ordini che ho fatto in precedenza e che poi ho ricevuto, gli acquisti con i saldi, i regalini della Befana, insomma un po' di tutto, sempre inerente al beauty. Ho escluso l'abbigliamento perché davvero ho, davvero, in romano ve l'ho detto, davvero ho comprato un sacco di cose, quindi se volevo inserire anche l'abbigliamento non finiva più questo video. Se vi può interessare cosa ho preso di abbigliamento, me lo lasciate scritto in un commentino e vi giro anche cosa ho preso per quanto riguarda l'abbigliamento. L'abbigliamento per quanto riguarda Natale, perché a Natale ho ricevuto dei soldi, quindi mi sono comprato un pochettino di cose da vestire. Sì, mi vedete col cappello in testa, oggi non lo so, me ne frego, sto in casa col cappello perché io questo cappello lo adoro. Questo qui, ad esempio, a proposito, ve lo dico già, l'ho preso da The Zenith in saldo, costava 9,90, l'ho pagato 4,95 euro perché da The Zenith c'è il 50% di sconto, quindi questo è un prodotto che ho preso in saldo. Bene, allora inizio col farvi vedere. Allora inizio dai pennelli perché, allora, prima di Natale, prima delle feste, avevo fatto un ordine, ve lo dissi anche in un mio video, dove avevo scelto un set di pennelli. Mi è arrivato prima di Natale, ed è questo qui. Vedete, è stupendo. Praticamente ha la confezioncina in pelle con il bottoncini color corallo. C'è di tantissimi colori, però disponibili c'era questo colore celeste che era orrendo. E quindi ho preso questo e l'ho pagato, se non erro, 9,90 euro tutto il set. Si apre in questo modo, mi piace perché è anche comodo da trasportare quando mi capita di truccare qualcuno. Sono pratici da trasportare, hanno la loro confezione e impiego pochissimo tempo. All'interno alcuni pennelli non mi piacciono, però pazienza, per quello che li ho pagati, cioè non posso pretendere chissà che qualità. Allora, e il packaging dei pennelli, vedete come sono fatti? È stupendo perché ha la zona questa qui lilla laccata e sotto il manico è color corallo come la confezione. Questo qui è un pennello da cipria ed è abbastanza buono, è bello fitto, morbido, mi piace molto. Poi quelli bocciati sono 1, 2 e 3, poi se ne, me ne ricordo, no, mi pare sono solo questi tre. Allora c'è il due fibre che per me, cioè per quanto mi riguarda, io ho un pennello che schifo, cioè non mi piace, non lo so, o non lo so usare, non lo so. Qualsiasi pennello due fibre che ho, e ne ho altri due, non mi piace né come applica il fondotinta, non mi piace. Lo utilizzo ogni tanto per i blush in crema che servono per dosare bene i prodotti in crema. Però non è che mi ci trovo bene, la verità, non mi piace come pennello e quindi questo è veramente uno spilapicchio molto, è un po' spennato, non mi piace. Lo stesso vale per questo da blush, vedete, è davvero poco poco fitto. L'ho utilizzato, però non mi piace onestamente, o blush o contouring, come volete, alle setole bianche, questo qui. Niente di particolare trascendentale, un po' spennatino, pazienza. Lo stesso vale per questo prodotto qui, che dovrebbe essere un pennello di eyeliner, però tutto ci puoi fare tranne che utilizzarlo come per l'eyeliner perché è molto molto morbido, ha quattro peli in croce, quindi di conseguenza non vi permette di fare una linea precisa, neanche per disegnare le sopracciglia, per quanto mi riguarda è buono, non so come utilizzarlo, devo trovarci insomma un uso alternativo a questo prodotto. Poi c'ha due pennelli, anzi no, tre pennelli da occhi, questi qui mi piacciono, questo già l'ho utilizzato, vedete questo lingua di gatto, semplicissimo. Poi c'è uno angolato, sempre da occhi, che ancora devo utilizzare perché in questo periodo non ho tempo neanche di sputarmi in un occhio. E poi c'è questo qui da sfumatura bianco, vedete, che ancora è in tonso perché ancora lo devo utilizzare, c'è anche la sua bustina, vedete. Poi c'è questo qui da correttore, insomma da vari usi, questo qui dritto, ne ho di diversi e li sfrutto bene, devo dire.
Poi c'è questo da labbra per precisione, insomma, come più vi trovate con questi pennellini, io li utilizzo da labbra. Poi c'è questo da fondotinta che io utilizzo per il correttore, che è abbastanza buono, devo dire la verità. E poi ci sono un altro pennellino, questo qua, oddio, questo già sta perdendo un pelo. No, non si toglie. Questo qua ho provato ad utilizzarlo per l'eyeliner e non mi piace, perché sono di quelli, li vedete, sottili, 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 nonostante sia bello rigido, non mi piace come viene la riga di eyeliner, e quindi no, lo utilizzerò per le labbra. E poi c'è quello da labbra portatile per la borsetta, col packaging laminato, vedete lì, molto carino, già l'ho usato questo qui, è un pennellino classico da labbra, insomma. E questo è il set. Allora, per quello che costa, raga, io vi consiglio di comprarlo, perché comunque non ho pagato, se non sbaglio, manco le spese di spedizione. È un po' una tragedia quando dovete mettere i pennelli dentro, però insomma, ce l'abbiamo fatta. Non ho pagato, se non sbaglio, le spese di spedizione. Il venditore vi dice che praticamente sta in Cina, quando poi non è vero, sta in il deposito di questi pennelli. Praticamente questi pennelli vengono spediti dall'Inghilterra, quindi vi arrivano davvero in tempi brevi. Io, se non sbaglio, 3-4 giorni li ho ricevuti, massimo 5. Quindi ve lo consiglio, eccetto quei tre pennelli che fanno cacare. Se proprio non avete pennelli puliti, usate quelli lì per apparare, insomma. Sempre per quanto riguarda i pennelli, vi faccio vedere quello che mi ha regalato mia sorella col fidanzato per Natale. Ed è un altro set di pennelli di Wacom. Io in questo periodo, durante le feste, sono andata in giro per centri commerciali come se non ci fosse un domani, e devo dire che nelle varie Wacom che sono andata, cioè quelle al Maximol a Ponte Gagnano, poi sono andata al Vulcano Buono e al Vulcano Buono e poi in un'altra sul corso, non mi ricordo. Comunque non li ho visti questo set qui, e devo dire che è buono. A parte, scusate se è sporca la cosa, ma la tengo nel cassetto e si sarà sporcato con i pennelli. Comunque è fatto mo molto bene la confezione è di ottima fattura. E poi questi qui sono i pennelli, e sono davvero molto molto validi. Allora, all'interno troviamo un pennello da cipria, fatto molto molto bene, bello fitto, come potete vedere già l'ho utilizzato. Poi un pennello da blush o contouring, io questo qui li utilizzo da blush, onestamente. Vedete, questo è molto molto più fitto rispetto a quello lì bianco, su tessitura sintetica, è fatto molto molto meglio. Il prodotto, cioè, si applica davvero bene. Poi due pennelli occhi, uno tondeggiante che potete sfruttare per le sfumature, e un altro a lingua di gatto semplice, che è questo qui. Queste qua sono fatte tipo, non, in setole non sintetiche, sono proprio in setole tipo, come dire, non sintetiche, in peli, come vi posso spiegare? Non sono sintetiche, sono rigidi, sono molto morbidi. Poi c'ho un pennellino, questo qui, che io sfrutto. Allora, questo si può utilizzare tranquillamente per le liner. Ah no, è questo, scusate, per le liner, perché è bello rigido e fitto. Io l'ho sfruttato per fare il contouring al naso, che poi ve ne parlerò meglio. Io ogni giorno sto cercando vari contouring per il mio naso per migliorarlo, perché ho il naso storto, raga. Quindi di conseguenza, dato che ci stanno questi contouring, mi devo imparare a fare il contouring per il mio tipo di naso. E quindi questi due, questo l'ho usato con il correttore in crema, questo qui angolato, mi sono trovata bene. E poi c'è questo qui da sopracciglia, che devo dire la verità, rispetto a quelli che ho, è fatto molto molto bene. Davvero molto molto buono questo kit di pennelli, ve lo straconsiglio se lo trovate. Non so quanto l'hanno pagato, perché è un regalo, quindi non vi so dire. Però allora, per le prime armi, sinceramente, sono due set di pennelli che vi consiglio. Questo qui per le ragazze che semmai non hanno
tanti soldi da poter spendere per i pennelli, 10 euro e avete tanti pennelli. Questo qui non vi so dire, però davvero ha tutti i pennelli che servono per truccarsi, tutti i pennelli fondamentali. Bene. E abbiamo fatto anche i pennelli. Sempre il regalo di mia sorella e il fidanzato mi hanno preso sempre da Vai con un rossettino ed è della linea Lipstick Pure Color, il colore 402. Vi faccio vedere. Allora, l'ho già indossato. Il packaging è questo qui bianco di Vai con, vedete, non si vede un cazzo di niente perché tengo la luce, ecco qua, vi faccio vedere il colore. È un bellissimo colore, raga, particolarissimo, ma ve lo faccio vedere. È sheer, molto molto cremoso, super super scrivente e pigmentato, come potete vedere. Secondo me, se lo tamponate con una cipria, potete anche mattificarlo abbastanza bene, davvero bello. La durata non è eccelsa, devo dire la verità, però 2-3 orette le mantiene bene. E quindi questo è stato il regalo di mia sorella e il ragazzo che ringrazio tantissimo perché mi è piaciuto tanto. Il mio fidanzato invece cosa mi ha regalato? Allora, mi sono fatta regalare per Natale il Coco Chanel, il profumo Eau de Parfum, questo qui è il 50 ml. Ed è fantasmagorico questo profumo. Io poi sono una fissata anche per i profumi. Questo è il profumo, ce l'ho da Natale. Vedete già quanto l'ho utilizzato perché lo adoro. Oh, è bellissimo, cioè lascia la scia, vi dura anche il giorno dopo addosso. Cioè, voi ve lo sentite sempre questo profumo. Vi si impregna nella pelle, è qualcosa di fantastico. E poi mi ha comprato la piastra quella per delle onde di Belen, che adesso vi prendo perché sta per terra. Ed è questa. Praticamente, aspettate fatta in questo modo, vedete? Ed è della marca Foras 037. Comunque, molto molto buona, devo dire la verità. L'unica cosa che io ho constatato per quanto riguarda questa piastra è che a me mi ha bruciato i capelli, nel senso, cioè, attenzione, non è che sono andati a fuoco, però li puzzano di bruciato, perché voi andate a premere, tipo come si facevano una volta i frisée, fate diciamo questa ondulazione. Il problema è che poi io quando sono andata a lavarmi i capelli dopo questa piastra qui, i miei capelli puzzano di bruciato. Infatti sono due shampoo, perché l'ho utilizzata sempre, si può dire da quando l'ho ricevuta, che non la utilizzo e che non faccio piastre. Lavo semplicemente i capelli e li asciugo con la spazzola e il phon, perché mi sono impressionata, perché davvero i miei capelli puzzavano di bruciato. Cioè, sono rimasta sconvolta. Ci ho fatto gli impacchi con l'olio d'argan, insomma, per riprendere un pochettino i capelli, perché sono rimasta davvero scioccata. Bene. Poi il mio papone, sempre per quanto riguarda profumi, mi ha regalato, oltre vabbè, al maglioncino che mi ha regalato a Natale, i soldi vari, mi ha regalato Alien di Thierry Mugler. Questo qui però è quello lì nuovo, l'Essence Absolute. E praticamente è l'essenza ancora più forte di Alien classico, quello viola che ho avuto. Ed è fantastico, la confezione che ve lo dico a fare è stupenda. Questo qui è un tester perché c'è un amico di mio padre che vende profumi buonissimi a poco e quindi eccolo qua, Essence Absolute, Absolute, davvero fantasmagorico questo profumo. Anche questo lasciate la scia e almeno a me la gente mi ha fermato per strada per chiedermi che profumo indossavo. Bene, allora, poi cosa ho ricevuto?
Sempre per Natale vi faccio vedere cosa mi ha regalato mia cognata. Il bagno schiuma, ragazzi, l'ho finito, cioè perché l'adoro questa profumazione. Ha ingarrato anche la profumazione perché Tesori d'Oriente fa tantissime profumazioni, questa è la mia preferita. Ed è Tesori d'Oriente Hamam, cioè olio di Hamam. Hamam! Non so come si pronuncia questa cosa, raga, perdonatemi, molto va bene, avete capito? Comunque, olio di argano e fiori di arancio. Allora, aspettate che mi riprendo, vi giuro, mamma. Comunque, troppo troppo buona, è davvero buonissima sta crema. Lascia la pelle vellutata, buona buona buona. Bene, adesso che mi riprendo, che cacchio. Ecco qua. Bene, adesso vi faccio vedere cosa ho ricevuto per la Befana dal mio fidanzato. Sono andata in giro per il centro commerciale. Allora, per quanto riguarda i saldi, io non ho comprato quasi una minchia, ma perché non mi piaceva quasi nulla e poi non avevo necessariamente bisogno di qualcosa. Ho preso più robe di abbigliamento che altro, la verità. Infatti, sempre coi saldi così finisco perché questo ho comprato. Allora, ho preso questa borsa da Zuiki e l'ho pagata, sta 19,90, una roba di queste. Comunque l'ho pagata 10 euro. E poi, sempre in saldo, ho preso questo portafoglio qui. Ma l'ho preso, vi dico la verità, al mercato perché questo qua costava di più perché è l'imitazione di Stella McCartney. Ed è fatto in questo modo: si apre, vedete, dentro è bordeaux. È fatto così e poi c'è un'altra clip qua. Vedete, è davvero stupendo. Si apre anche da qua, vedete? Molto molto grande e spazioso come portafoglio, mi piace tantissimo. E niente, ho preso anche questo a soli 5 euro. E niente, questo si può dire ho preso. Poi sono andata, insomma, al banchetto magico. Va bene, vi parlo di queste due palette perché io devo aprire un dibattito al riguardo, perché sono stanca di vedere gente che si affligge perché non trova queste sfaccimme di tinte da Wacom della linea Makeup Artist, quando poi ci sono queste palette. Io ne ho prese due perché mi piacevano moltissimo le colorazioni. E io ho la 03, che è la palette dei rossetti più scuri, vedete? E la 01. Queste palette le ho viste dalla mia amica Iride, Makeupin 87, qui su YouTube. Seguitela perché è davvero fantastica. E poi le ho prese perché io mi fido di Iride. Cioè, se Iride ha detto che fanno paura queste palette, i rossetti sono matte, sono sicura che è così. Infatti aveva ragione. Questi rossetti, ragazzi, sono matte, sono di una qualità paurosa. La gente, tante ragazze si stanno ammazzando a trovare queste sfaccimba di tinte da Wacom di questa linea. Quando poi voi con 9,90 euro che avete 6 rossetti. Questo è per dirvi, ma vi faccio vedere qual è. È questo qui. Vedete? Bellissimo. Matte, vedete? Si asciugano e si ossidano sulle labbra. Quindi di conseguenza non vanno via facilmente. Hanno una durata paurosa. Non è vero che sono lucidini, non è assolutamente vero. Sono molto molto corposi come rossetti, pigmentatissimi e durano un botto. Quindi risparmiate soldi perché ogni tinta di questa linea costa 6,90 euro. Con 9,90 euro avete 6 rossetti. Questa è la 03. Io, come potete vedere, ho provato questa oggi e mi piace tantissimo questo colore. Questa che è un rosa malva fucsia, cioè questo è un malva con una punta di rosso all'interno e questo bellissimo bordeaux stratosferico, bellissimo. Ovviamente sì, dovete perdere il tempo per mettervelo sulle labbra, la matita, il pennellino, però hanno un'ottima ottima durata, chi se ne frega che devo metterci un po' più di tempo. E poi ho preso la 01, quella dei nude, e di queste qui invece ho utilizzato
questo e l'ho messo nel video scorso, quello dei top, davvero fantastici. Ve li ho messi anche nel video dei top, perché per me sono davvero molto molto buone queste palettine. Infatti io non mi spiego perché la gente si ammazza a cercare queste tinte quando poi ci sono queste palette che sono paurose, e molti colori di queste palettine qua sono gli stessi che fanno delle tinte labbra di Wacom, cioè identiche, la stessa linea. Questi sono i rossetti, e poi ci sono anche le tinte matte, cioè quindi davvero non me lo spiego, cioè la gente si complica la vita inutilmente per come la vedo io. Raga, ve le straconsiglio, niente da dire proprio. Poi un altro rossetto che io ho amato alla follia, infatti raga non ve lo sboccio, abbiate pazienza, vi metterò la foto qui, oppure su Facebook o su Instagram vi ho ucciso quando l'ho indossato, è il 1995 di Gerard Cosmetics, che ho ricevuto durante il periodo di Natale e non ho avuto modo di farvelo vedere, ed è stupendo. Praticamente io l'ho ordinato con il Black Friday. Guardate, già, vedete dove sta? Perché l'ho amato. È amore questo rossetto, è stupendo. Io non ve lo svozzo, raga, perché me lo sto conservando come il Santo Graal, perché ne voglio un altro nella maniera più assoluta. È davvero fantastico. Aspettate, mi dispiace non svozzarvelo. Aspettate che sta vicino qua. Si vede un cazzo di niente. Ecco qua, è un nude marroncino davvero stupendo, stupendo. Lo adoro, ha una durata pazzesca, pur essendo un nude. È un rossetto matte, si stende benissimo, è super confortevole. Io l'ho avuto giornate intere al negozio, il periodo di Natale, e mi è durato, dopo che ho mangiato, bevuto, fumato, assurdo, assurdo. Ne voglio assolutamente un altro, infatti vorrei fare un ordine Gerard Cosmetics per prenderne un altro e provare un'altra colorazione di questi rossetti, perché è pauroso. Poi, sempre per quanto riguarda il Gerard Cosmetics, ho comprato il 112 di Rimmel Kate Moss, perché questo colore qua praticamente ricorda un pochettino quello di Gerard Cosmetics. Infatti non dico di aver trovato il dupe, perché vedete, quello di Kate è leggermente più scuro, però si somigliano abbastanza, e quindi l'ho preso per non utilizzare il Gerard Cosmetics e conservarmelo, perché davvero ci tengo troppo, è bellissimo. E sempre da acqua e sapone in questo periodo, questo l'ho pagato 6 euro e qualcosa. Ho comprato il correttore Eye Luminizer Brightener Medium di Max Factor a 10,90 euro. L'ho voluto provare perché la pubblicità, insomma, l'ho visto in ogni dove. Vedete, questo è il prodotto. Si stende e dà questo effetto bello, luminoso, non va nelle pieghette, devo dire la verità, si assorbe bene. Oh, ce l'ho su anche oggi, non mi ci sto trovando male. Ha un prezzo eccessivo per quanto mi riguarda, perché comunque voglio dire, la Max Factor, cioè, io non ho nulla di Max Factor, però non lo so, mi sembra eccessivo un correttore 10 euro, la verità. Però non è male, vi sono sincera. Ho detto vabbè, 10 euro, però vedete quanto ce n'è, quello ne basta pochissimo. Ho detto vabbè, proviamolo. Avevo la possibilità di prenderlo e l'ho preso. E poi banchetto magico, ho trovato queste due chicche. Questa ve l'ho messa anche nei top perché è il mascara che indosso e mi permette di avere le ciglia e non mettermi le ciglia finte, quindi per me è qualcosa di importantissimo, ed è il Better Than Sex di Too Faced. Stupendo, è proprio lui. L'unico difetto che ha, e per questo che secondo me si trova al mercato, è che non si chiude, vedete, abbastanza bene il rovino qua, ma non me ne frega un cazzo, basta che funziona. E sto troppo contenta ed esaltata di questo prodotto. Quando l'ho visto, insomma, da Salvatore al banchetto magico, stavo infartando, raga. L'altro giorno invece ho comprato questa terra di Bourjois che ho utilizzato come blush perché dà un bel colorito, non lo so, mi piace. E tu, vabbè, è la Bourjois Maxi Delight Bronzer. Ho terre fino agli 80 anni, si può dire, però mi piace. Oddio!
Però mi piaceva e l'ho voluta prendere. È questa qua, quella che mi vedete, lo uso come blush, che è davvero molto bella. E poi ho pensato che, a parte che ha l'odore della terra al cioccolato lo stesso, e poi ho pensato che con l'abbronzatura, perché l'interno tiene delle perlescenze dorate, sta divinamente. Non si vede la minchia perché è molto chiara. Comunque, indossata è questa qua. Molto molto bella, e l'ho pagata 5 euro. Il mascara Too Faced 7 euro. E poi, come ultimo prodottino, ho preso Mer di MAC. L'ho ordinato sul loro sito e niente, è davvero stupendo, ve lo faccio vedere. Anche questo, cioè in questo periodo la fissa dei rossetti nude, raga, non lo so. Dei marroncini nude, pure i trucchi nude, non lo so. E l'ho preso perché pensavo che potesse essere uguale al 1995 di Zara Cosmetics, ma non lo è perché è più rosato e ve lo sboccio accanto. Vedete, quello rosa vicino a quella, vedete, questo qua. È Mer di MAC, ma comunque vi ho fatto due palle appese anche di questo rossetto perché ho fatto 50.000 foto. Troppo bello l'odore e niente, prezzo 19 euro sul sito di MAC. Io li compro sempre sul sito perché non pago le spedizioni perché ordino dal cellulare, quindi me felice, non tengo niente da mostrarvi più, mi pare. Niente, questo è quanto ragazze. Questi sono stati i miei acquisti, i miei regali, i miei saldi. Se volete vedere le cose di abbigliamento, me lo scrivete giù nei commentini. Vi giro anche il video haul abbigliamento. E niente, io vi bacio tutte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!